Salve ragazzi, rieccoci. Allora, questo è un commento a parte, ragazzi, che riguarda Calciopoli. Praticamente, ragazzi, siamo praticamente alla fine di questa, diciamo, orribile vicenda per noi tifosi della Juventus, che nel 2006 io ero molto piccolo, ero abbastanza piccolo, diciamo, no, 10 anni fa, diciamo che è stata una botta pazzesca. Quasi 11 anni fa, è stata una botta pazzesca. Io avevo 11 anni e quando abbiamo è stato messo dalla televisione di queste intercettazioni di Monchi, siamo rimasti tutti un po', soprattutto io e mio padre, che non l'avevo mai visto in quel modo, dispiaciutissimi. Adesso che sono venuto fuori, tutte le prove, tutti gli atti che c'erano. Ci sono state tante cose che non sono andate bene, tante cose, però si è guardato principalmente, giustamente, perché devi guardare anche i comportamenti che facevamo oggi. I comportamenti che facevamo oggi, io sinceramente di comportamenti illeciti, sinceramente non mi sembra di averne viste molti, sinceramente. Non c'è mai stata una telefonata dove Moggi chiede a un arbitro di fargli vincere quella o l'altra partita. Ci sono anche errori arbitrali contro la Juventus, anche in quella stagione, che se veramente Moggi comandava non ci sarebbero mai stati. Sì, da una telefonata principalmente tra Lotito e Mazzini, dove Mazzini dice: "Tu lo sai di chi è questo giro?" E Lotito gli fa: "È tutto di Luciano." E da questo si è fatto, diciamo, i pubblici ministeri hanno costruito su ovviamente delle telefonate che non è che mica sono stupidi, bisogna avere il massimo rispetto per la magistratura. Su delle telefonate, su 30 telefonate che sono state fatte da Moggi, si è detto che secondo loro, ovviamente secondo l'accusa, Moggi era colpevole di aver pilotato 19 partite di Serie A. Poi siamo arrivati in Cassazione praticamente con 4 partite, di cui secondo me due potrebbero essere tranquillamente, anzi, di cui 3 su 4 secondo me potrebbero essere tranquillamente tolte. E io sinceramente il dubbio principale che ho in questa vicenda di Calciopoli, il mio dubbio è che una partita potrebbe anche essere stata pilotata, sinceramente parlando, potrebbe anche essere stata pilotata. Il dubbio maggiore che ho in questa vicenda è quella di Lecce Parma. Quella in effetti potrebbe anche essere che De Santis abbia pilotato quella partita per far salvare la Fiorentina, dove però non c'entra niente Moggi perché è stata assolto da questa accusa. Però questa potrebbe essere l'unica, secondo me, partita pilotata di questa vicenda. Secondo me Fiorentina-Bologna, dove l'accusa dice che De Santis ha ammonito i giocatori che dovevano giocare la domenica dopo contro la Juventus. Secondo me l'accusa, questa l'ha lavorata male la partita, l'ha lavorata male questa inchiesta in questa partita in Fiorentina-Bologna, tutta la sua requisitoria in Fiorentina-Bologna delle munizioni mirate ha lavorato proprio male, perché sì, c'è quella telefonata di Moggi che dice al telefono non si sa con chi, e questi problemi non si sa con chi, loro dicono un arbitro ma non si sa con chi, ecco, e questo è il concetto. Moggi dice: "Ma quello che mi serve è Fiorentina-Bologna", però puoi dire: "Sì, vabbè, poco dopo loro dico, dopo c'è quella frase, il Milan di avanzare nella munizione per fare le diffide." Sì, c'era questa frase molto spezzettata, queste parole non sono unite, che possono fare intendere che Moggi ovviamente faceva le ammonizioni mirate. Però io dico, se avessimo conosciuto tutta quella telefonata, d'accordo? Tutta quella telefonata, perché c'è anche gente che si è informata su Calciopoli come me ne sono informato io, molto soprattutto me ne sono informato, e c'è anche tanta gente che se n'è informata su questo processo. Infatti io ho parlato con un altro tifoso, non mi ricordo, mi sembra che era del Milan, che aveva detto che in questa telefonata
non era vero che Moggi alla fine diceva ciao Albè, ma diceva ciao bello. Va bene, posso anche starci. Lui ha detto che l'ha sentita questa telefonata. Non so sinceramente come abbia fatto a sentirla questa telefonata, perché meno che non è un pubblico ministero, un avvocato, questo ragazzo non so come abbia fatto a sentirla. Comunque, io mi fido di quello che è. Io non l'ho sentita la telefonata, però ovviamente ho visto la trascrizione su dei programmi televisivi e li ho scritti su un foglio, poi ho fatto il video. E va bene, ammettiamo anche che va bene, ci sia, mo gli dica, a me mi servono delle munizioni al Milan per mandarli in diffida. Sì, va bene, io posso dire, va bene, sinceramente questa frase poteva creare molti dubbi anche a me, va bene? Ok, perfetto. Creava molti dubbi anche a me. Quando dice quello che mi serve Fiorentina Bologna in modo particolare può crearmi dei dubbi, sì. Allora, tu, quando senti questa telefonata di Moggi che praticamente tu dici accusa, mi servono diffidati al Milan, devi ammonirli per mandarli in diffida, questo è il concetto che anch'io avevo, ma devi andare a vedere le partite successive se il Milan avrà degli ammoniti e se saranno stati squalificati per le partite dopo, d'accordo? Allora, il Milan gioca. Allora, gioca con la Fiorentina e vince 6-0. Poi gioca con il Parma a Parma e vince 2-1, espugnando il Tardini di Parma. Gli arbitri erano Pieri e Rodomonti. L'accusa dice, guarda caso, proprio gli arbitri della cupola di Moggi. D'accordo. Andando a verificare le ammonizioni, perché bisogna andarla a verificare le ammonizioni. Allora, in Milan-Fiorentina non c'è nessuno ammonito, quindi Pieri non ha ammonito nessuno. Rodomonti in Parma-Milan ha ammonito un giocatore del Milan che non era diffidato. Quindi, se io vado a verificare che queste due partite, le arbitra la cupola di Moggi, però non manda in diffida nessuno. Allora io dico, Juventino, forse avete valutato male voi. Avete valutato che Moggi era in malafede, ma probabilmente il suo discorso non si riferiva a quello, era un altro, si riferiva ad altro, anche perché l'interlocutore non lo sentiamo parlare. Se sentivamo parlare l'interlocutore, tutti questi dubbi non c'erano. E infatti, io, dato che sto studiando anche un po' il codice penale, eccetera, eccetera. Domani, infatti, devo comprare anche i libri per una cosa mia personale. Dato che sto studiando, io so che, ovviamente, un magistrato, se vuole scoprire le prove, se vuole avere le prove per un processo e vuole intercettare delle SIM svizzere, basta che chiedi tranquillamente un interrogatorio internazionale. Ovviamente i magistrati, ovviamente loro te la danno, un interrogatorio internazionale, perché tu gli dici qui ci sono delle persone che pilotano delle partite nel mondo del calcio e quindi questo non, sarà un processo grossissimo, quindi dammi l'interrogatorio per intercettare le SIM svizzere. Perfetto. Se lui avesse intercettato le SIM svizzere, intanto avremmo saputo subito che Moggi a Bertini, prima di Juve Milan, dove l'accusa diceva che c'erano 42 telefonate tra 12 di Moggi a Bertini e mi sembra, ecco, non mi ricordo, comunque 12 di Moggi a Bertini. In tutto facevano 42 telefonate, 30 Fabiani e 12 a Bertini. Queste telefonate a Bertini non esistono. È stato verificato e non esistono. Quindi io non voglio essere, no, però se un pubblico ministero ti dice le cele coincidono e poi tu vai a vedere che non coincidono, allora dici, ma perché il pubblico ministero ha detto questo? Ma a parte tutto, noi adesso dovremmo vedere come si concluderà questo processo, perché la Cassazione sinceramente non ha stabilito nulla. Ha detto che Moggi era colpevole di reato di tentativo, che c'era questa associazione a delinquere, che ha favorito la Juventus, questa associazione a delinquere, anche se non l'ha favorita nelle singole partite. Questa è la sentenza.
Non so cosa significhi, sinceramente, ed è per questo che dobbiamo rispetto, massimo rispetto per la magistratura, però, cioè, parliamoci chiaro, da tutti questi arbitri facenti parte della cupola, che ce n'erano, mi sembra, 7-8 arbitri facenti parte della cupola, e altri 3 non facenti, non, sempre facenti parte, ma non favorendo direttamente la Juventus. Questi arbitri sono stati tutti assolti. Sono stati quasi tutti assolti, tranne Racalbute De Santis. E questo è il problema. Perché un mega processo come questo, con 19 partite pilotate, vai in Cassazione da 19 partite. All'inizio erano oltre 30, va bene. Vai in Cassazione che è rimasto 4 partite e 2 arbitri. È un po' poco. Per dire che Moggi pilotava i campionati come andava nel mondo del calcio. Molto poco. Anche perché queste partite, se si analizzano Cagliari-Juventus, ovviamente che è quella di Racalbuto, che sembra che Moggi dica che Racalbuto deve arbitrare da 2 settimane, sembra che parli con l'accusa, dice parla con Racalbuto. E poi c'è questa frase, no? Io ho detto che c'era, diceva ciao Albe, e invece questo ragazzo che ti fa per Milan, che ha detto che ha ascoltato le telefonate, ha detto che dice ciao bello. Posso anche credere che dica ciao bello. Ma allora io dico, no? Dico a questo ragazzo, ma perché Moggi dice a questo interlocutore, che secondo voi era Calbuto, perché voi dite che le celle combaciano, e quindi io devo essere in buona fede, sono in buona fede, e io va bene, vi dico, va bene, le celle combaciano, no? Mettiamo che le celle combaciano, come dice il pubblico ministero, perché dovrei pensare che mente, non lo penserei mai, anche perché ho molto rispetto della magistratura, bene. E allora perché Moggi dice questo a Racalbuto, secondo l'accusa, ma che procuratore c'hai? È semplice la domanda. Qualunque tifoso, juventino e non, ci deve pensare a queste cose, perché questa è una telefonata abbastanza bizzarra, perché si sente la voce di Moggi e basta. E quindi va tutto a deduzione, no? Dice ciao bello, no ciao Albè. Vabbè, ciao bello. Ma che procuratore, c'hai? Che spiegazione diamo? Non ci vuole molto a capirlo, ma che se io dico, che ne so, a qualcuno, telefono a qualcuno e gli dico ma che procuratore c'hai? Io parlo con un mio giocatore sicuramente, sicuramente, e non parlo con gli arbitri, perché gli arbitri procuratori non ce li hanno mai avuti. Questo è, ragazzi, questa frase non può essere dedotta in una telefonata incriminante per Moggi. Loro hanno detto a voce alta, Narducci, senza pensare che lo dicevano, perché quando lui ha detto in tribunale ma che procuratore c'hai, a me è venuto subito in mente, no? Dici, ma che procuratore, ma che cazzo, come fa a dire che il procuratore c'hai all'arbitro che non ce l'hai i procuratori? Non è molto difficile capirlo, no? Hai capito? Quindi, parlando seriamente di tutto questo che è successo su Calciopoli, allora, parliamoci chiaro. Moggi è arrivato nel 94 e con la Juventus ha vinto 6 o 7 scudetti. E c'è stato 12 o 13 anni. Ci sono stati tanti anni che non abbiamo vinto. Tanti errori arbitrali anche in Champions, con il Real Madrid, gol di Mijatov, 3 metri in fuorigioco, e abbiamo perso 1-0. Dopo, ragazzi, quando vi dicono che De Santis è stato un arbitro pro Juve in Supercoppa Italiana, De Santis ha annullato un gol regolare a Trezeguet, guarda lì, va bene, però ha vinto l'Inter 1-0 con gol di Verón, e noi avevamo avuto un gol regolare annullato, quindi dobbiamo pensarci quando si dicono queste cose. Però il concetto di tutto questo è
Io ho fatto sentire tutte le telefonate, ho fatto sentire la telefonata più importante di Calciopoli, una delle più importanti secondo me, trascurate dall'accusa e secondo me trascurate anche dagli altri. Secondo me è stata trascurata troppo questa telefonata ed è la telefonata tra Baldini e Mazzini. Quella secondo me è la telefonata che fa capire che questo processo è una farsa, è strano, perché lì si nota che Mazzini dice a Moggi quello che Baldini gli dice di dirgli a Moggi, capito? È Baldini che gli dice, gli hai detto questa a Moggi, gli hai detto quest'altra a Moggi, quindi Mazzini più che braccio armato di Moggi mi sembra braccio armato di Baldini, ecco, quindi sono tutte cose un po', no? Comunque ormai è passato, no? Però adesso la Juventus si è rivolta al Gran Consiglio di Stato e ha aumentato notevolmente la cifra di risarcimento perché ci sono anche gli interessi e vedremo, 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 vedremo perché c'è stata una sentenza del Tribunale dove la Juventus è stata assolta. Perché avevano detto che la Juventus non c'entrava niente con quello che aveva fatto Moggi. Ovviamente la Juventus non era, i presidenti e tutti non ne avevano una conoscenza. Intendevano dire, oltre a Giraudo e a Moggi, il grande Stevens non lo sapeva nessun altro, gli Agnelli non lo sapevano, ecco, questo volevano dire. Questo secondo me non è credibile perché sarebbe la tattica del Milan, va bene? Allora, se Moggi ha commesso un reato, l'ho commesso per la Juve, quindi è giusto che anche la Juve paghi perché era lui che comandava con Giraudo. Roberto Bettega non lo hanno potuto accusare quasi di niente, sì, vabbè, per doping finanziario mi sembra, sì. Giusto per le cose amministrative, perché per questo processo Bettega non c'è mai entrato. Perché lui al telefono non si è mai sentito neanche una telefonata. Allora, io volevo dire che questo processo ha fatto male a tante persone, che ne sono uscite anche pulite, perché la magistratura è una cosa importante. E i magistrati ti indagano chi pensano che loro sia colpevole. La maggior parte delle volte i magistrati ci prendono, perché un'indagine non è che parte così se non c'è niente. Se parte un'indagine vuol dire che ci sono gli elementi per farla, altrimenti non partirebbe. E beh, però, quando tu vai a processare delle persone, magari innocenti, questo può pagare. C'è gente anche che si è ammalata per questo processo. Che ovviamente purtroppo non hanno retto la botta di questo processo. Le persone come Moggi, come Giraudo, hanno assolutamente tenuto botta, soprattutto Moggi che si è difeso in tutti questi anni e che però non è uscito pulito da questo processo, questo bisogna dirlo. Ne è uscito molto meno sporco di quanto sembrava nel 2006. Però non è uscito proprio pulito, non è uscito proprio pulito perché questa associazione è stata confermata, anche se, ahimè, con due arbitri di cui era Calbuto è stato prescritto, quindi non è stato neanche giudicabile in Cassazione, altrimenti potrebbe essere anche stato assolto, poteva essere anche assolto da Calbuto secondo me in Cassazione perché lui e Pieri avevano la stessa imputazione da parte dell'accusa. Loro facciamo parte della cupola, avevano questa scheda svizzera, ma in questo periodo si erano sdoganati. Pier è stato assolto, era Calbuto non ha rinunciato alla prescrizione e non è stato assolto. L'unico condannato è De Santis. De Santis. Io secondo me se fossi stato Moggi avrei rinunciato alla prescrizione. Io lo avrei fatto. Perché, sì. Certo, la prescrizione la usi quando tu ritieni un processo sbagliato, ma io, Benedetti Davide, personalmente, se fossi processato un giorno, spero di no, ma penso di no anche, speriamo di no, però non si sa mai nella vita, no?
Però se io dovessi essere processato un giorno sicuramente rinuncerei alla prescrizione immediatamente, perché la prescrizione può essere giudicata dai giudici come dai giudici del pubblico ministero come un escamotage, una scappatoia, diciamo una furbata, sì, una furbata. Adesso i processi d'ora in poi non potranno più essere prescritti, per esempio. Adesso non più. Adesso non potranno più essere prescritti i processi. Quindi, se fosse stato fatto un processo equo, beh, sarebbero state confermate 6 o 7 condanne e tutte altre assoluzioni. Quindi, sì, diciamo che la prescrizione è una soluzione perché c'è un proscioglimento. Tu vieni prosciolto, quindi il termine proscioglimento è una soluzione, però perché sono scaduti i termini dell'indagine. E infatti adesso non ci sarà più prescrizione, non ci sarà più la prescrizione adesso, perché è stata allungata a dopo 20 anni dal processo. Adesso la prescrizione ci sarà dopo i 20 anni del processo. E quindi adesso, quindi i processi non durano 20 anni, i processi non durano 20 anni, al massimo durano 10, 11 anni, forse anche 12, ma non ci si arriva a 20 anni, e hanno fatto bene a modificarla perché così tu potrai essere giudicato o colpevole o innocente, senza scappatoie. E quindi speriamo bene, ragazzi, speriamo bene. Adesso vedremo. Quindi comunque non ci sono prescrizioni che tengono a Strasburgo. Se sei colpevole dicono che sei colpevole, se sei innocente sei innocente. Se Moggi venisse giudicato innocente sarebbe una cosa pazzesca. Vorrebbe dire che il tribunale italiano ha commesso un errore clamoroso, il che può succedere, ragazzi, perché io sinceramente in Italia di processi abnormi, proprio abnormi, abnormi, abnormi. Oltre a Calciopoli non ho visto nessuno, sinceramente, proprio abnormi. Sì, diciamo che forse uno c'è stato, ed è stato quello di Enzo Tortora, che però alla fine è stato giustamente assolto. Certo, lui ha pagato non avendo fatto nulla, però un processo abnorme magari non è stato, perché il pubblico ministero, quello è sì, magari sì, quello magari non era in buona fede, ma diciamo anche che alla fine Tortora è stato assolto, come è stato giusto che sia, e questo dimostra che la magistratura è seria. Questo dimostra che la magistratura è seria. E ci sono anche delle melemarce dentro la magistratura, questo bisogna dirlo come su tutti gli ambienti. Però la magistratura è un organo di giustizia dove coloro che non sono fedeli al loro compito, che non fanno il loro lavoro onestamente, vengono scoperti quasi subito. Ecco, questo volevo dire. Io, ragazzi, penso che ho concluso con Calciopoli, non lo so, ora siamo nel 2017, io spero che sinceramente ci sia una sentenza prima possibile, perché sinceramente mi sono un po' stufato di aspettare sempre, cioè ormai siamo nel 2017, cioè la Corte di Strasburgo ha accettato questo ricorso di Moggi, quindi se lo accettate evidentemente ci sono delle motivazioni che loro ritengono assolutamente fondate, perché se secondo me se ritenevano che Moggi non era colpevole, scusate, se la Corte di Strasburgo riteneva che Moggi era colpevole, secondo me non gliel'avrebbe accettato il ricorso. Dopo potrebbe anche dire Moggi non è colpevole penalmente, ma è colpevole sportivamente parlando, dal punto di vista della giustizia sportiva per noi è colpevole, dal punto di vista penale non è colpevole. Sarebbe comunque una soluzione penale, che non sarebbe male per nulla. Vedremo un po', ragazzi. E quindi niente, ragazzi, questo è tutto, e con Calciopoli ovviamente ci rivedremo anno nuovo, perché questo penso che è l'ultimo commento di Calciopoli dell'anno 2016. Ci rivedremo anno nuovo e speriamo ovviamente di speriamo di fare delle buone
Delle buone vittorie noi della Juve, e speriamo anche che questa brutta vicenda si concluda magari con un po' di giustizia nei confronti della Juventus, perché mi sembra che la Juventus ha pagato un prezzo che non doveva assolutamente pagare ed è stata ritenuta colpevole troppo presto, senza neanche che le prove fossero emerse tutte. E quindi vedremo un po' come andrà a finire. Ragazzi, ci rivediamo. Ciao, è sempre Forza Juve.